Bentrovati Davide il Critico. Oggi sono nello stesso dialetto di ieri, sono sempre a Tokyo, domani ultimo giorno in questo paese meraviglioso, ma ci sono delle novità per quanto riguarda il calciomercato rosso-blu. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. E ancora prima di iniziare a parlare del nostro amato Bologna, voglio farvi vedere dove ci troviamo. Questo è il vialetto, poi c'è una persona che passa in bicicletta, non penso che sia un tifoso del nostro amato Bologna. Questo è il vialetto, qui in fondo c'è l'albergo in cui dormo da due notti, questa è la terza e domani ci sarà l'ultima notte prima di tornare in Italia. Calciomercato del Bologna che oggi vede arrivare verso l'ufficialità il colpo Pobega e il colpo Benjamin Dominguez. Lo ripeto, non è quello, è nuovo, questo è nuovo, un ragazzo molto giovane che tra l'altro ieri notte ha fatto gol. Noi appena solo Sartori li avvista da lontano, questi fanno gol, quindi io mi aspetto che primo allenamento sono 10 gol. Tra l'altro un ragazzo che ama il dribbling, ho un po' guardato meglio qualche statistica, ho un po' rivisto qualche video interessante sul ragazzo, è molto giovane, molto molto giovane, sicuramente un po' dovrà sgrezzarsi, un po' dovrà entrare in quelle che sono le dinamiche del calcio italiano, ma la tecnica e la voglia di emergere c'è al 100%, quindi non vedo l'ora di poterlo vedere in campo con il nostro amato Bologna. Tra l'altro questo colpo è un colpo che può rispecchiare chiaramente quello che ci si aspetta dal buon Giovanni Sartori, perché diciamo la verità, il colpo Erlich non è il colpo che ti aspetti da Giovanni Sartori. Il colpo Dominguez dal Gimnasia alla Plata all'improvviso, quello è più il colpo alla Giovanni Sartori. L'altro colpo che a me fa felice, poi sentendo tanti milanisti fa felice anche loro, è Pobega. A me Pobega, l'ho detto anche ieri, è un giocatore che piace e che può far rifiatare in questi mesi un Ferguson che deve tornare al 100%. Sto dicendo che Pobega è più forte di Ferguson? No, però lo considero un acquisto azzeccato, intelligente e strategicamente perfetto. Tra l'altro italiano ha avuto non solo Erlich allo Spezia, ma anche Pobega, quindi conosce il ragazzo e si fida. Ed è molto molto importante per un allenatore avere qualche pedina che già ha conosciuto nel passato da poter integrare in una nuova società per lui e in un nuovo gruppo che deve formarsi per sfide ancora più difficili rispetto alle scorse, perché noi abbiamo una Champions League da giocare. E a proposito di questo, io capisco, capisco, perché lo pensa anche una parte di me, che da questo mercato ci si aspettava il colpo Champions, il giocatore immagine, quello che dici cavolo, il Bologna c'ha quello lì, poi magari fa 10 presenze perché è over 40, però intanto il giocatore c'è, l'immagine c'è, il simbolo della squadra c'è. Hummels poteva essere il giocatore che poteva darti questo appeal maggiore, come è stato Arnautovic appena siamo tornati a fare dei campionati, che potessero avere un'asticella un po' più alta. Ecco, da questo mercato ad oggi non è arrivato quel tipo di colpo che ti può portare un po' più di entusiasmo, perché Erlich non ti porta entusiasmo, perché Cambiaghi non ti porta entusiasmo, perché comunque anche Pobega e Dominguez non ti portano entusiasmo. Dallinga, guardando le statistiche, può un po' accendere quel fuoco, ma sicuramente non ti dà quella spinta per vendere anche solo delle magliette allo store. Quindi quel colpo Champions inteso così anche a me sarebbe piaciuto, però capisco come lavora Sartori e oltre certe cifre per il Bologna è molto molto complesso andare. Ci potrebbero essere delle occasioni da qua al termine del calciomercato e io sono sicuro al 100% che non ci faremo cogliere impreparati, perché abbiamo uno dei direttori sportivi più bravi, lo ripeto ancora una volta, e ad oggi le pedine che secondo me mancano ancora a questa rosa per potersi definire completa sono questo centrale che sembra ormai
un qualcosa di impossibile da ottenere, è impossibile. Abbiamo visto Costa andare per una cifra intorno ai 18-19 milioni a Villarreal, adesso Alexandro de Lille sembra un nuovo obiettivo su cui il Bologna sembra che voglia puntare, circa 15 milioni, vedremo come andrà a finire. Sono sicuro al 100% che il centrale arriverà sotto le due torri, ovvio è che prima arriva meglio è. Anche se Lucumi è tornato in gruppo e sembra che non si muoverà da Bologna in questa sessione di mercato, dico sembra perché qua nessuno è incedibile fino all'ultimo secondo del calciomercato e a volte neanche in quel secondo, però ecco, un centrale ti serve e presto, soprattutto, non solo presto, ma anche qualitativamente molto molto importante, perché ci sono da fare delle competizioni e ad oggi ti trovi Beukema, Lucumi, Erlich, un altro centrale credibile e affidabile, lo devi avere a tutti i costi. A centrocampo, secondo me, sarà importante prendere un'altra pedina, oltre a un Pobega in prestito con diritto di riscatto. Mi collego al discorso di prima, alcuni milanisti sono contenti di essersene liberati. Amici, calmi, perché anche se le Makers pensavate di esservelo tolto, invece prestito con diritto di riscatto significa che quei 10-15 milioni che dovrebbe essere la cifra fissata per tenere Pobega a Bologna anche l'anno successivo non sono certi, non sono obbligatori. Io sono contento di questo colpo anche perché l'anno prossimo potremo decidere se il giocatore meriterà la conferma o meno. Ovvio 10-15 milioni, perché il range di cui si parla in questo momento per il cartellino l'anno prossimo è una cifra alta, è una cifra molto importante, quindi verranno fatte le dovute valutazioni. Al momento io sono contento che Pobega abbia la maglietta rosso-blu, perché nella prossima stagione sarà veramente molto utile averlo tra le nostre fila, anche se vorrei comunque un altro centrocampista e, se possibile, io lo dico già da un po', un altro terzino sinistro. Quindi tre colpi, secondo me, ad oggi renderebbero la rosa super completa, con il terzino sinistro, con il centrale e con un altro centrocampista. Certo è che la priorità è il difensore centrale, in questo momento lo è a tutti i costi, e sono sicuro che questo calciomercato per il BFC 1909 non sia finito qua. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video ed andare su Instagram e seguire la pagina Davide il Critico. Ditemi anche voi cosa ne pensate di questi due colpi, ovvero di Pobega e Dominguez. Io da Tokyo, dal vialetto e da soprattutto l'indirizzo, perché questo è un indirizzo che non si vede bene, che mi ha permesso di illuminare tutti i miei video, vi auguro una buona notte, che per voi è un buon pomeriggio. Forza Bologna, sempre ragazzi, sempre.